come si nega la parte peggiore di sé, come si allontana da noi la forza nera che alberga silenziosa e minacciosa, che dobbiamo imparare a guardare dritto negli occhi, perché l'orrore, quell'orrore, fatalmente non si ripeta con altri popoli e con altre genti, e non torni come la peggiore delle maledizioni, la guerra del fratello contro fratello, il macabro rito della sopraffazione di un uomo su un altro uomo. Stasera immaginiamo un viaggio dentro una vita alla volta, attraverso le parole di grandi poeti e scrittori. Un percorso che attraverso la speranza, il vigore, lo slancio dei sentimenti, attraverso la forza terribile del ricordo, possa raccontare il necessario e faticoso convivere fra bene e male, gioia e dolore, amore e morte, guerra e pace. E allora testimonianze ebraiche e voci di altre genti si mescolano stasera per raccontare il dolore della guerra che non vive sotto una sola bandiera e che spesso accomuna tutti i popoli. A memoria della Shoah, a memoria di tutte le atrocità di cui l'uomo si è macchiato, affidandoci alla speranza che il ricordo di ciò che è stato sia un necessario monito perché si impari dagli errori commessi, perché si comprenda che non c'è altro modo per sopravvivere a noi stessi. Perché nella storia la violenza dell'uomo sull'uomo è una lezione da imparare e tenere per sempre a memoria. Di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga anche in amore, se non è chiedere troppo. Bisogna vivere con se stessi come con un popolo intero. Generale, il tuo carro armato è una macchina potente, spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto. Ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente, vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto. Ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto, può volare e può uccidere, ma ha un difetto. Può pensare. Sepolcro lo farebbe diventare un luogo di oscuro terrore.
potrei riposare se udissi i passi strascicati di un gruppo di schiavi condotti alla carneficina e il grido selvaggio e disperato di una madre levarsi nell'aria vibrante come una maledizione. E non potrei dormire se vedessi la frusta bere il suo sangue ad ogni orrenda sferzata e i bimbi di lei strappati al suo petto come colombe tremanti dal nido dei genitori, presa in legge. E inorridirei se udissi i latroni dei segugi che afferrano la preda umana e il prigioniero invano implorare mentre lo legano l'odiosa catena. Se vedessi le fanciulle strappate le braccia materne, barattate e vendute per la loro giovane bellezza, i miei occhi sfavillerebbero, signori, di dolorosa fiamma, e le mie guance pallide di morte avvamberebbero di vergogna. Vorrei dormire, cari amici, dove nessun tronfio potere possa derubare l'uomo del suo più sacro diritto. Il mio sonno sarà calmo in una tomba dove nessuno chiamerà schiavo il suo fratello. E allora non chiedo un monumento alto e maestoso che arresti lo sguardo dei passanti. Tutto quello che il mio spirito ardentemente implora è: non seppellitemi in una terra di schiavi. Questo è l'inferno. Oggi, ai giorni nostri, l'inferno deve essere così. Una camera grande e vuota, e noi stanchi di stare in piedi, e c'è un rubinetto che gocciola, e l'acqua non si può bere. Noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile, non succede niente. E continua a non succedere niente. Come pensare? Non si può più pensare, è come essere già morti. Ora te, la mamma, con tutto il mio amore, vostro Giorgio. Giorgio Paglia, anni 22, partigiano, condannato a morte. Cartelli dicevano dietro ogni fila di corpi passati per le armi. La gente andava per il largo Augusto e vedeva i morti al sole sul marciapiede, i morti all'ombra sull'altro marciapiede, poi i morti sul corso, i morti sotto al monumento, e non aveva bisogno di sapere altro. Guardava le facce morte, i piedi nudi, guardava le parole sulle scritte dei cartelli, guardava i testi con le tibie incrociate sui berretti degli uomini di guardia e sembrava che comprendesse ogni cosa, che sapesse il perché. Una donna era avvolta in un tappeto, l'altra sotto il monumento sembrava fosse cresciuta dopo morta dentro il suo vestito a pannelli. Un vecchio era nudo, senz'altro che la lunga barba bianca a coprire qualcosa di lui, livido nel corpo, come se fosse stato colpito così, nudo, con armi avvelenate di freddo. Due ragazze sul marciapiede erano invece sotto una coperta, e più in là c'era anche una bambina. Aveva la testa piegata un poco verso il morto al suo fianco, quasi recisa nel collo dalla scarica del mitragliatore. I suoi capelli stavano nel sangue raggrumato e la sua faccia guardava seria la seria faccia dell'uomo che pendeva un poco dalla parte di lei. Sembrava parlassero. Perché? Come perché? Perché sì. Tu lo sai, noi lo sappiamo, e tu lo domandi. Loro? Loro che ci guardano e passano. Loro lo sanno. Lo sanno. È sicuro, lo sanno. Ed era vero, tutti lo sapevano, perché quei morti glielo dicevano. Chi aveva colpito non poteva colpire più nel segno, in una bambina e in un vecchio, in due ragazze di 15 anni, in una donna e in un'altra donna. Questo era il modo di colpire l'uomo, colpirlo dove l'uomo è più debole, dove aveva l'infanzia, dove aveva la vecchiaia, dove aveva la sua costola staccata e il cuore scoperto, perché chi aveva colpito voleva essere il lupo, a far paura all'uomo. Ciao, disse la bambina. Ciao, il morto rispose. E tutti i morti risposero. Thank you.
Thank you.